Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Abbiamo Ma parlato sì. più volte del recovery, abbiamo visto anche le diverse somme, si tratta di tantissimi soldi naturalmente, abbiamo visto più volte i numeri, però io le volevo chiedere perché già naturalmente il documento è stato presentato ufficialmente, accessibile per tutti i cittadini italiani, quindi le volevo chiedere se comunque rimangono delle criticità secondo lei, perché indubbiamente su Twitter c'è stato un dibattito per quanto concerne le competenze aeree e il sostegno sul recovery da parte del recovery nei loro confronti. Dunque, io credo che innanzitutto vada sottolineato, come dire, due aspetti positivi. Uno, quello che in qualche modo alla fine la Commissione europea si è fidata di Draghi, quindi probabilmente ci voleva Draghi per far approvare almeno in linea di massima il piano da parte della Commissione. E ci è voluta, mi pare, tutta l'abilità politica di Draghi per mettere d'accordo forze politiche tanto diverse. L'altra cosa che io credo debba essere sottolineata è che l'impostazione che Draghi ha dato proprio nelle prime pagine, quelle che hanno la sua firma, è l'impostazione giusta, cioè quella che parte dalla considerazione che l'Italia nell'ultimo quarto di secolo è uno dei paesi al mondo con il più basso tasso di crescita, praticamente zero. Il nostro PIL pro capite è lo stesso di 20 anni fa. Per trovare paesi che abbiano fatto peggio, cioè la Grecia ha fatto meglio di noi, il Giappone ha fatto molto meglio di noi, quindi bisogna andare proprio a trovare paesi che sono stati devastati da fenomeni naturali o da guerre civili. Quindi il tema, poi Draghi lo identifica, è quello della produttività, quindi noi dobbiamo riuscire a mettere in campo tutti questi interventi, infrastrutture, digitalizzazione, transizione ecologica, eccetera, con la finalità di far ripartire la crescita, altrimenti il nostro debito pubblico non lo ripagheremo mai. Ora è chiaro che nel momento in cui ci sono da spendere tanti soldi, ci sono anche tanti desiderata più o meno legittimi. Io avrei messo più soldi sulla scuola, avrei messo più soldi sulla ricerca, ci sono i ricercatori che sono insoddisfatti sul piano Amaldi, sul fatto che non è stato recepito, diciamo, quello che avevano proposto i ricercatori. Può darsi, però le esigenze sono davvero tante e per la prima volta, diciamo, quasi tutte possono essere soddisfatte. Dopodiché, naturalmente, per quello che riguarda il trasporto aereo bisogna tenere conto delle obiezioni, osservazioni e critiche che vengono dalla signora Vestager e quindi dalla linea, diciamo, europea in materia di concorrenza. Cioè, non possiamo fare concorrenza sleale con i soldi pubblici agli altri vettori europei. Senta, lei ha quasi citato Draghi sotto un punto di vista, cioè le ha detto proprio poco fa, focalizziamoci sulla crescita e non sul debito, è una cosa che ha detto Draghi, però abbiamo visto negli Stati Uniti proprio ieri Biden presentare al Congresso un nuovo piano, da una parte American Families Plan e non solo, dall'altra parte il piano infrastrutturale, che sono due piani diversi. Poi sono stati lanciati tanti altri aiuti legati al Covid e quindi però stiamo vedendo anche una riforma della tassazione piuttosto significativa negli Stati Uniti. Non è che questo potrebbe accadere anche in Italia? Perché già le tasse sono abbastanza alte. Ma guardi, non so, ci sono alcuni economisti americani vicino all'amministrazione, in particolare Paul Krugman, anche Olivier Blanchard, l'ex capo economista del Fondo Monetario, che sostengono una cosa che a mio avviso è un pochettino strana, e cioè che i tassi di interesse adesso sono bassi e rimarranno bassi per tutto l'orizzonte rilevante per la programmazione della finanza pubblica americana. Ora, questa cosa può
può avere qualcosa di verisimile per gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, io vorrei ricordare che gli Stati Uniti, quando si guarda al general government, cioè l'equivalente di quello che noi chiamiamo debito delle pubbliche amministrazioni, cioè quello rilevante ai fini del trattato di Maastricht, dice, i parametri di Maastricht, gli americani sono al 127% nel 2020 e saliranno ancora al 130%, quindi sono a livelli italiani, diciamo, pre-Covid. Qualche economista dice che rimarranno bassi i tassi di interesse, quindi non ci importa niente. Forse per gli Stati Uniti è vero che il debito non è un grande problema perché tutto il resto del mondo usa dollari, quindi alla fine reinveste in dollari. A parte però che questo rende gli Stati Uniti piuttosto esposti alle decisioni, per esempio, dei fondi sovrani cinesi, per dirne una, o della banca centrale cinese. Ma al di là di questo, per gli altri paesi questa cosa è un pochettino meno vera, nel senso che perché mai dovrebbero rimanere bassi i tassi di interesse? Tanto sono già aumentati negli Stati Uniti proprio quando è stato annunciato il piano Biden. E c'è stato pochi giorni fa un articolo importante del Fiscal Affairs del Fondo Monetario Internazionale che dice: ma questa cosa non esiste che rimangano i tassi di interesse ai livelli così bassi per i prossimi 10-15 anni. Prima o poi i tassi di interesse ritorneranno a livelli normali e a questo punto c'è un problema di debito pubblico. Naturalmente, diciamo, è molto difficile per chi governa fare piani diversi da quelli che sono esplicitati sia nel documento di economia e finanza e sia nel PNR, diciamo, con un po' di ottimismo che forse non guasta, perché come si fa? Però certo sarà un problema non piccolo quello di partire da quest'anno con un debito pubblico del 160%. Beh, direi proprio di sì. Poi ricordiamo comunque che si accederà naturalmente ad oltre 230 miliardi di euro di fondi naturalmente per la ricostruzione post-pandemia. Ricordiamo che ci sono tre macro aree molto importanti per rilanciare il paese, ovvero appiattire il divario tra nord e sud, abbattere la discriminazione di genere, rilanciando il ruolo della donna nel lavoro e la società. Poi bisogna naturalmente proseguire con le riforme. Questa è una cosa che ha ribadito più volte anche la stessa Ursula von der Leyen, per quanto si fida a Draghi, come ha detto lei qualche istante fa. Quali a suo avviso rimangono le sfide, principali per l'Italia? Perché ricordiamo una cosa, Draghi non ci sarà per sempre, quindi poi bisogna capire chi come distribuirà questi fondi. Sì, onestamente dal mio punto di vista la cosa importante non sono tanti fondi, i soldi. I soldi ci possono aiutare a far digerire riforme che per altri versi sarebbero impopolari. Quindi facciamo gli investimenti, questo tiene un po' alta la domanda finale, quindi il PIL cresce, questo ci dà dei margini anche in termini di bilancio, ma la vera cosa importante è quella che resta. Sì, ci sarà un po' di ammodernamento delle infrastrutture, certo questi investimenti saranno importanti per fare la digitalizzazione, ma la cosa importante sono le due grandi riforme, quella della giustizia e quella della pubblica amministrazione. Questi sono i due motivi principali per i quali l'Italia non cresce da un quarto di secolo. È uno dei paesi al mondo che ha la minore capacità di attrarre investimenti diretti esteri dal resto del mondo. Quindi questi sono i temi e queste saranno le cose su cui ci saranno le vere resistenze con Draghi e soprattutto dopo Draghi, perché la riforma della pubblica amministrazione non la si fa da un giorno all'altro. Il PNR dice che ci sono semplificazioni per, se non sbaglio, in itinere per qualcosa come 600 procedure da, come dire, da catalogare per ora si dice, poi però con l'intenzione poi di semplificare, vedremo.
lì veramente ci giocheremo una buona parte delle future prospettive dell'Italia. Quindi guardando comunque naturalmente il PNRR possiamo vedere che si tratta di un'Italia quasi del futuro, soprattutto con tutta l'attenzione che è stata data alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e non solo, anche alla transizione ecologica che è estremamente importante naturalmente non solo per l'Italia ma anche per l'Unione Europea, viste tutte le attività che ha intrapreso negli ultimi anni. Le volevo chiedere, lei è abbastanza soddisfatto quando vede il piano e dignitoso rispetto, naturalmente per il momento solo il Portogallo naturalmente ha presentato già ufficialmente il piano e soprattutto ci saranno ritardi a suo avviso? Non lo so, a meno di sorprese al Consiglio dei Ministri di oggi, mi pare che dopo il voto quasi No, plebiscitario intendo ritardi abbastanza. a livello europeo. Ah beh, ci sono ancora alcuni paesi che devono approvare Eh il Next sì. Generation EU, alcuni paesi nordici in particolare. Diciamo, gli addetti ai lavori, quelli che conoscono questi paesi, io non li conosco molto, dicono che verranno approvati, però insomma. Ci possono sempre essere delle sorprese, dei ritardi, quindi vedremo. Però, insomma, ripeto, l'aspettativa di tutti è che il piano viene approvato, perché il piano richiede, il problema sono le risorse proprie, cioè dove si trovano i soldi per servire il debito che viene contratto. Quindi il tema sono le risorse dell'Unione Europea, quindi il bilancio dell'Unione Europea. E questa cosa richiede l'unanimità degli Stati membri. Quindi su questo c'è, però insomma, una volta che la Germania ha approvato è un pochettino difficile che i paesi minori che in qualche modo diciamo, ruotano attorno alla Germania ci riservino delle sorprese. Dopodiché il vero tema per l'Italia sarà l'attuazione, come si dice con un pessimo termine, mettere a terra tutte queste cose. Questa rimane a mio avviso, ma secondo me, secondo tutti, la sfida principale. Le chiedo un'ultimissima domanda perché ha menzionato la Germania. Ben presto scade il termine quasi infinito, se vogliamo dirlo, di Angela Merkel, un'icona della politica tedesca e sicuramente è stata uno dei principali protagonisti a livello europeo, ha salvato più volte alcune situazioni critiche per l'Eurozona, ma anche per l'Unione Europea in generale, perché c'è grande differenza tra Eurozona e l'Unione Europea. Intanto le volevo chiedere che cosa cambia a suo avviso a livello di equilibri dopo la partenza di Angela Merkel? Ma qualcuno dice, beh, a questo punto ci sarà grande spazio per l'Italia, si farà un asse italo-francese molto più importante dell'asse franco-tedesco. Io francamente non credo a questo. La Germania rimane la più grande economia europea e la Germania ha dimostrato che se ne dica in tutti questi anni una straordinaria capacità di leadership, anche quando l'economia non andava molto bene, l'economia tedesca non andava molto bene negli anni 90, i primi, soprattutto nella prima parte degli anni 90, insomma, fino alle riforme fatte all'inizio degli anni 2000, ma ha sempre dimostrato capacità di leadership. Una leadership esercitata controvoglia, probabilmente. Ci sono vari libri che argomentano che i tedeschi hanno sempre cercato di evitare di essere dei leader, però di fatto sono dei leader molto pacati che agiscono attraverso la convinzione, quindi sono dei leader che non ci hanno quasi mai, credo, creato problemi. Come spesso succede quando ci sono dei paesi dominanti, e credo che continueranno ad esercitare una grande leadership anche in futuro e credo che l'asse franco-tedesco rimarrà centrale. Naturalmente, finché c'è Mario Draghi in Italia, l'influenza dell'Italia è particolarmente elevata.
Assolutamente, senza dubbio. Grazie mille Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi.